Bene, buongiorno a tutti. Michele Vianello, io devo parlarvi di nuove professioni su web, in rete. Ho diretto fino a qualche mese fa Parco Scientifico Tecnologico di Venezia. Ci ho costruito dentro un incubatore, Vega Incube, 25 incubati in un anno, centinaio di posti di lavoro, poi vediamo che fine faranno, questo lo vedremo più avanti. In questo momento la mia attività è una cosa strana, Smart Communities Strategist, cioè io nella mia vita aiuto territori, imprese, soprattutto imprese, a organizzare in modo smart, come si dice oggi, propria organizzazione interna, ottimizzare la loro presenza sul mondo del social networking. Stessa cosa faccio per pubbliche amministrazioni e per territori. Quindi non sono uno che vende macchine, vende lampioni col wifi, spiacciandoli per smart city. Semmai li aiuto a difendersi da questa tendenza. Professioni. Tema che mi è stato chiesto di sviluppare perché è un pezzo dell'attività che faccio, poi piccolo speech che faccio adesso un po' prodromico alla tavola rotonda che faremo fra mezz'ora. Quando si parla di professioni su web tutti hanno in mente, quindi prima parte sarà ciò che non bisogna fare, tutti hanno in mente o facciamo un'app e andiamo immediatamente da qualcuno che ci consente di fare una startup e di fare immediatamente un'impresa. Devo dire che la stampa in questo aiuta molto tutti i giovani a farsi abbondantemente del male, oppure, cosa che invece a me piace, se la inquadriamo in un modo adeguato, questo filone non solo tecnologico ma soprattutto culturale, oggi chiamato Fab Lab, Makers, eccetera, eccetera. Cosa ci aiuta a fare la rete, cosa ci aiuta a fare internet? Internet ci aiuta a condividere, questa è la prima cosa. Rispetto a generazioni precedenti dove non solo gran parte del prodotto era materiale, rete ci aiuta oggi soprattutto a condividere. Quindi primo consiglio, vedo un pubblico molto giovane, abbandonate quella stranissima idea dei vostri padri per cui ha una buona idea, tienitela per te. Ed è proprio il modo invece per non andare da nessuna parte. Hai una buona idea, usa gli strumenti adeguati in rete per far sì che questa possa essere conosciuta e implementata. Gergo che usiamo noi molto è crowdsourcing, piattaforme che consentono di mettere in rete, implementare, condividere idee e trasformarle sempre di più poi in idee progettuali. Non basta una buona idea, come dico io, ci vuole un'idea che poi si possa trasformare in un prodotto, possa generare reddito, possa consentire di pagare gli stipendi ai vostri dipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Nella seconda tavola rotonda parlerò invece delle burocrazie che spesso impediscono questo e come togliersi al più presto di torno le burocrazie che impediscono lo sviluppo dell'economia immateriale, ma non solo, nel nostro paese. Quindi quando usate rete cominciate a pensare che il mondo della rete non si esaurisce a Facebook, a Twitter, eccetera, eccetera, ma è un mondo dove dovreste cominciare a cercare, a esplorare, a mettere in campo piattaforme di crowdsourcing. Crowdsourcing è oggi strumento decisivo, necessario, attorno al quale costruire nuove idee progettuali. Secondo argomento, tema che oggi emerge con grande forza, Makers, Fab Lab, stampa 3D, passaggio da un'economia che era fatta di atomi, cioè dalla figura all'oggetto. Ieri ho partecipato a Bergamo allo StartUp 2013. StartUp 2013 è il frutto di un anno di lavoro continuativo dell'Università di Bergamo, della Camera di Commercio di Bergamo, eccetera. Ieri alla fine si sono confrontate 12 startup spin-off universitari. È stato un lavoro di una commissione, poi voto della giuria. Fra i 6 selezionati finali alla fine ha vinto, secondo me era effettivamente il più bello,
tre ragazze le quali sono inventate un prodotto semplicissimo. La possibilità per i bimbi di personalizzare i loro giochi, disegnarsi i loro giochi, prodursi i loro giochi. Quindi hanno importato all'interno del, tra l'altro hanno già fatto il contratto con la Mattel, e ovviamente l'Italia si lascia scappare queste straordinarie opportunità, perché le micro stampanti 3D si faranno ad Hong Kong. Sono i primi che ovviamente hanno fatto l'offerta e si sono portati a casa l'idea progettuale, come se in Italia non, vabbè, lasciamo perdere, direi cose assolutamente ovvie. Su cosa si basa questa, l'idea di questa startup? In ogni famiglia si disegna attraverso un'attività ludica, ma può venire anche nelle scuole, attraverso un'attività ludica in un rapporto diverso fra genitori e bimbi, si disegnano oggetti e soprattutto giocattoli. Quindi il giocattolo è prima espressione della fantasia del bimbo, perché a quel punto qualsiasi fantasia è riproducibile, se guardate bene. Non c'è il limite della Mattel, di coloro che poi ti danno il giocattolo che vogliono loro. Il bimbo disegna il giocattolo, quindi un'attività assolutamente tradizionale. Il software che viene dato può usare normalmente Android, iPad, eccetera. Tridimensionalizza in una qualche maniera l'oggetto fatto dal bimbo e poi una micro stampante 3D stampa direttamente il giocattolo. Ha vinto il primo premio. Questo è tipico esempio di questo filone di cultura e di produzione che abbiamo definito makers stampa 3D autoproduzione. Cioè cosa tiene assieme tutto questo? La rete, perché chiaramente se lo portiamo ad un livello più evoluto, le piattaforme stanno su internet, la condivisione di quei giocattoli e a volte una coproduzione di quei giocattoli può stare su internet. Internet tiene insieme questo. Quindi uno dice nuove professioni su internet. Sì, internet consente oggi di fare queste attività. Ora, avrà un grande sviluppo questa economia? Genererà decine di migliaia di posti di lavoro? Francamente, devo dire, non lo sappiamo. Però previsioni statunitensi, non a caso il governo Obama sta investendo tantissimo e sta aiutando tantissimo le università come l'MIT, per prima ha lanciato, diciamo così, la generazione Fab Lab, e loro pensano di generare dall'attività di autoproduzione quasi 3 punti di PIL in più per gli Stati Uniti. 3 punti di PIL negli Stati Uniti, come capite, sono cifre assolutamente di un certo rilievo. Vale la pena quindi di puntarci? Assolutamente sì. Cosa bisognerebbe fare nelle città? Chi vi parla da tempo sostiene la necessità, io fra le altre cose consiglio molto ad amministrazioni attorno al tema Smart Cities, quindi una delle infrastrutture che io ritengo assolutamente determinanti in una città smart è la creazione di un ecosistema di innovazione fatto da co-working, Fab Lab, luoghi per nuova generazione di, e saremo sempre di più, di lavoratori nomadi, cioè coloro che lavorano non vincolati ad una scrivania, e siamo sempre di più, e devo dire, diventeremo al più presto la maggioranza di coloro che lavorano. Ecosistemi di innovazione, luoghi dove stampante 3D, oggi i costi delle stampanti 3D sono, finisco il termine, impicchiata, costano sempre meno. Ormai sono abbordabilissime. Ricordatevi che loro non se lo ricordano perché sono giovani, ma fino a qualche anno fa per stampare una fotografia tu dovevi andare dal fotografo. Oggi possiamo stamparci tranquillamente una fotografia perché le stampanti fotografiche ormai da molto tempo costano pochissimo. Semmai ciò che costa un po' possono essere gli inchiostri e le carte, ma la stampante in sé costa ormai. Chi ormai va da un fotografo, a meno che non abbia bisogno di colori particolari, di virare il nero, il grigio, nelle fotografie in bianco e nero, le stampi, oppure le condividi in rete. Stampa 3D, le previsioni sono la stessa identica cosa. Parte oggi da una nicchia abbastanza alta, ma ormai sta cominciando a declinare. Tenete conto che parallelamente questo filone, non solo tecnologico, ma soprattutto culturale, questo di Banzi e di Arduino, sta cominciando a fornire anche hardware open source, quindi usciamo dalla produzione di stampanti fatte dai grandi nomi, da Hewlett Packard, dai grandi produttori di stampanti, comincia anche un filone appunto legato all'hardware open source. Arduino, grande dato di novità, è talmente di successo che Intel ha fatto notizia di qualche giorno, accordo con Banzi perché
del più grande produttore mondiale di processori, stanno pensando realmente ai processori per gli hardware open source di Arduino, quindi devo dire ormai sta cominciando ad aprirsi un filone estremamente importante. Il tema è l'open. Parallelamente il software e la tridimensionalizzazione dell'oggetto che vogliamo creare, in una sorta di gentleman agreement, ma anche di cultura, resta open. Battuta che ho fatto con loro ad un certo corso, quattro matti di amici possono pensare che la lampada che cambia colore quando arriva il tweet, alcuni di noi può piacergli anche che la lampada diventa rosso o gialla quando riceve un tweet dove c'è la chiocciolina e il mio nome. Probabilmente ne trova 4 o 5, l'IKEA sicuramente non la vende, nei grandi magazzini sicuramente non la vendi. Però tu puoi stampartela, in quei luoghi tu puoi autoprodurti. Qual è il patto? Lascio il design, quindi lascio un pezzo di valore, lo lascio a disposizione, lo lascio in formato open. Può essere implementato, ci si aggiunge che anche quando c'è Facebook, anche quando c'è un filmato. Cioè il grande gioco è non solo mettiamo a disposizione una macchina, mettiamo a disposizione idee. Le lasciamo aperte, le implementiamo. Il grande tema è quello della condivisione. Torniamo a prima, i vostri babbi dicevano conservate la vostra idea, altrimenti ve la rubano. No, qui è l'opposto. Mettete a disposizione la vostra idea e la implementiamo. Ne creiamo valore ulteriore. Beta permanente, come diciamo noi in gergo. Aperto, implementabile, restituibile, crea valore ulteriore. Questo è il gioco dei Fab Lab. Fab Lab aperti. Fab Lab dove una scolaresca si presenta, gli si insegna, impara, autoproduce. Cioè, c'è un'intera mia generazione ha conosciuto le scuole tecniche, femminili e maschili, economia domestica e avvitare lampadine e fare un po' di circuiti. E nelle nostre scuole probabilmente bisogna cominciare a insegnare nei Fab Lab, l'uso stampa 3D, virtualizzazione, condivisione. Non si tratta di produrre software, qui si tratta di mettere in rete idee, fantasia, nuovi prodotti. In fin dei conti, quello di ieri che cos'era? Ognuno di noi produce il giocattolo che meglio gli si addice. Anche qui si esce dall'idea della standardizzazione del giocattolo, di quello che poi compri, cartone animato giapponese, te lo lancia e tu compri necessariamente quello. Non importa se quella è la tua fantasia, però tu compri quello no. Fantasia, idee nuove, possibilità di mettere in campo questa attività. Contemporaneamente in questi luoghi aperti attività di co-working. Ormai anche nel nostro paese le reti di co-working si stanno estendendo. Ormai i circuiti sono diversi, circuito ormai è un centinaio di co-working, D-Hub comincia ad avere le sue decine di co-working dappertutto, cioè moltiplicazioni dei luoghi di condivisione. Qual è la caratteristica del co-working? Una volta noi per poter lavorare dovevamo andare in un determinato luogo fisico ed era quello. Se voi vi ricordate, pensateci bene, nella nostra semantica noi lo chiamiamo posto di lavoro. Tua mamma ti dice trovati un posto di lavoro perché ritiene che sia un luogo fisico. No, a me interessa un'attività lavorativa, una cosa totalmente diversa. Dove svolgo l'attività lavorativa poco importa. Questo affare, poiché ci consente in ogni luogo, tranne qua dove c'è poca rete, di connetterci costantemente, di avere a disposizione su cloud idee e progetti, ci consente di lavorare in un modo totalmente decontestualizzato. Una volta questo non era assolutamente possibile. E gran parte delle nostre attività, designer, software, produzioni di beni immateriali, oggi può avvenire in qualsiasi luogo, dappertutto. Fuori dagli schemi che avevamo conosciuti. Cosa sono i luoghi di co-working allora? Non semplicemente il luogo dove si affitta una scrivania a ore e dove c'è connettività, sono anche quelli luoghi di condivisione. Non a caso c'è l'esplosione delle reti di co-working, ormai in tutta Italia si aprono reti di co-working. Qual è il gioco? Integrarle. Fab Lab, co-working, incubatori di impresa, parchi scientifici e tecnologici, cioè un grande ecosistema di innovazione. Cioè è ciò che può rendere più ricco un territorio. Mette soprattutto in connessione idee e persone, questo è il taglio. Quindi insieme, rete immateriale, luoghi fisici dove consenti l'accesso e consenti condivisione. Nuove professioni, finché volete a questo punto. Finché volete. Cioè usciamo dall'idea che era quella tutta la vita, a meno che non parli a un pubblico che dice intanto faccio questa attività finché non c'è il prossimo concorso in comune.
E allora comincio a pensare, ecco, chi vi parla ritiene che francamente sia un orizzonte abbastanza angusto, mettiamola così. Poi in comune qualcuno dovrà anche andarci prima o poi, però, quando vuole naturalmente, perché funziona così spesso, ma sarebbe un orizzonte abbastanza angusto. Cominciamo cioè a pensare ad attività come questa. Terza e ultima cosa. Analisti di dati. Io su questo insisto tantissimo. È una delle cose che ormai, ahimè, mi sgolo dappertutto e purtroppo nel nostro paese si continua a non ragionare su questo. Analisti di dati. Il dato è la ricchezza del futuro. 200 miliardi di oggetti nel 2020 indirizzati in rete producono infinite quantità di dati. Automobili, autobus ci possono già oggi dire quanto CO2, quanto NOx, quali percorsi facciamo, quanta gente viene trasportata, ottimizzare i percorsi che si fanno. Frigoriferi ci possono dire tante cose, lavatrici ci possono dire tante cose, sensori su quelle finestre ci possono dire tante cose sul livello di impatto ambientale di questa stanza, su quanto consumiamo e così via. I social network ci forniscono dati. YouTube ci dà quantità infinite di dati, le attività che facciamo indirizzate in rete ci danno quantità infinite di dati. Nel secolo scorso la ricchezza era materiale, combattevamo per petrolio, combattevamo per l'acciaio, no. La guerra dei prossimi, mi auguro non sia una guerra, il conflitto nei prossimi anni, la competizione nei prossimi anni è chi tratta dati, chi gestisce dati, chi mette insieme dati. I dati sono l'informazione, il sapere. Come si assemblano dati e il potere. Questa è la sfida del prossimo millennio. Le professioni degli analisti dei dati sono le più richieste. C'è una ricerca, se non mi ricordo male, McKinsey ci spiega nel 2020 solo negli Stati Uniti c'è bisogno di 4,5 milioni di posti di lavoro, di professionisti del dato. Tenete conto, le università americane ne sfornano circa 2 milioni. In Europa c'è bisogno di 2 milioni e mezzo di questi posti di lavoro. Richiesta alle università italiane. Continuate ad insegnare sempre statistica come lo facevate nel Novecento, oppure cominciamo a pensare che l'analisi del dato, la valorizzazione del dato, l'uso del dato sarà la professione del futuro e quindi cominciamo ad attrezzare per creare una N gamma di professionalità che consentono, perché altrimenti la battaglia che molti di noi fanno sul dato aperto, sull'open data serve a poco. Perché, francamente, vedere semplicemente i dati, non interpretarli, non assemblarli, non metterli in un determinato posto, serve fino a un certo punto. Quindi la terzo segnale, la terza professione forte, attorno alla quale io consiglio vivamente di lavorare, è specializzarsi attorno al tema dell'utilizzo del dato. Non semplicemente aprirlo, intendo, assemblare dati di provenienze diverse. Uscire dagli dati, da un'idea strana per cui i dati devono essere conservati puri, invece pensare che i dati vanno mescolati. Il valore del dato è mescolato ad altro dato. Le professioni attorno a questo sono decisive per il futuro. Fab Lab, trattamento intelligente di dati, creazione di nuovi prodotti da mettere in rete, gestione di piattaforme e gestione di reti. Queste sono nuove professioni per il futuro. Poi, siccome in questo mondo fare previsioni è una cosa difficilissima, perché se domani si sveglia uno e lancia un prodotto che ha lo stesso potere virale che ha avuto questo, voi capite bene che questi scenari cambiano totalmente un'altra volta. Perché una parte delle professioni che vi ho illustrato oggi hanno avuto motivo di esistere perché qualcuno qualche anno fa ha lanciato questo. Io non so cosa avverrà, quindi anche qua, previsioni a 3 anni, previsioni a 4 anni. Però non lavorare con la testa girata dietro. Provare a prevederle, provare a formarsi. Soprattutto, infinita curiosità e infinita flessibilità. E, consiglio finale, tanta multidisciplinarità. Cosa che nelle nostre scuole non si fa. Basta ingegneri con ingegneri, architetti con architetti, storici con storici. Questi prodotti, queste professioni nascono perché si mescolano culture. Perché c'è l'ingegnere, perché c'è l'architetto, perché c'è il matematico, perché c'è l'umanista. Perché l'insieme di queste culture genera valore e produzione. Dà valore, dà contenuto. Quindi basta con impostazioni, perché io insisto sui coworking, perché sono un grande luogo di meticciato, dove culture e persone diverse si mescolano fra di loro, condividono. Ecco, questa è l'epoca della condivisione.
Mi dispiace per i Barbi, ma la cultura del Novecento, per cui il prodotto è tuo e te lo tieni ben nascosto, finisce probabilmente come è finito quel secolo. Oggi comincia la grande epoca della condivisione e del social networking. Mi fermo qua. Eccolo, pronti. Io ho una domanda sul trend del social, della condivisione, quindi l'opportunità che si creano attraverso questa dinamica, e contemporaneamente però un sistema di proprietà intellettuale e tutela della proprietà intellettuale che in definitiva è basato su brevetti, quindi sull'esatto opposto. E vedendo un po' anche le realtà, una la rappresentavo io, ma anche l'altra che mi ha preceduto, mi sembra che ancora il metodo di andare a proteggere la propria idea attraverso la fase brevettuale sia il metodo che porta forse, o che si auspica possa portare maggiori benefici per le start-up. Quindi la domanda è: come andiamo a coniugare, o come andiamo a prevedere nel prossimo futuro, questo binomio fra totale apertura e totale copertura o protezione? Io non penso che ci sia una linea di demarcazione così netta. Io sono convinto che le due cose continueranno a convivere a lungo, e non ci sarà una legge che definisce che dal giorno tal dei tali è finita l'epoca della brevettualità e comincia l'epoca dell'open. Probabilmente ci sono dei terreni dove il brevetto probabilmente tutela e forse viene considerato necessario, ma io lo affiderei più alla volontà del singolo che alla... Noi siamo in presenza a volte di un eccesso di legificazione in un mondo che invece è totalmente aperto, soprattutto l'Italia, ed è quanto ci frena. E molte cose dove invece comincia a diventare conveniente l'open, per capirci. Le esperienze, quelle che studiamo, quelle di successo, spesso infrangono tradizionali luoghi dove la difesa di quel prodotto, o di quel processo è molto forte. Automobile, per capirci. Se c'è un luogo dove design, io lavoro per qualcuno dove non si possono fare le fotografie all'interno, perché potrebbero essere banali, banale fotografia di un telaio, perché potrebbe essere messo. E però una delle esperienze di successo che tutti noi narriamo e abbiamo condiviso è Local Motors, per esempio. Local Motors è la possibilità di design condiviso e poi autoproduzione della tua automobile, il sogno di molti di noi. Io voglio la mia automobile, come me la sono pensata, come l'ho fatta. E l'esperienza, ad esempio, di Joey Rogers e di Local Motors è una di enorme successo. Ma lì brevetto viene meno. Industria farmaceutica. Crowdsourcing in industria farmaceutica è diffusissimo ormai. Tantissime industrie farmaceutiche, certo a volte a fronte di dati con alcuni vincoli, però aprono le loro banche dati di conoscenza per consentire a community globali di poter, ad esempio, lavorare assieme a loro nello sviluppo di determinati farmaci o di determinate linee di intervento. In altra epoca questo sarebbe stato impensabile. Falla e Buco, Golfo del Messico, quello famoso, non è stato sicuramente risolto grazie agli interventi ufficiali. Barack Obama ha preteso che tutti i dati geologici, cos'era la Shell probabilmente, venissero messi online, e lì un'intera community di geologi ha partecipato e lì hanno trovato la soluzione a quella cosa che si agitava. Quindi anche qua non c'è una linea di demarcazione netta. Francamente non saprei come farlo, anche perché non esiste una legislazione globale. Mi sembra molto, molto, molto difficile. Paesi più disponibili ad aprire, paesi come il nostro dove si legifica anche il numero delle scarpe che portiamo, peraltro condannandoci alla marginalità. E una linea di demarcazione con molto buon senso, francamente. Quando io ho gestito incubatore, quello che ho spiegato a chi ha lavorato con me: non entrate qua perché c'è, sì, ho finito, perché c'è una stanza, avete fatto la vostra impresa dentro una stanza. Un incubatore è prima di tutto un organismo, un luogo di contaminazione di idee. Quindi quello che vi sta a fianco non è un competitor, è quello che, mescolando la sua idea con la vostra,
può farvi ottenere un prodotto migliore da vendere, da portare a casa a mercato. Per questo insisto molto attorno al tema della fine dell'epoca del tutto nostro. Poi ovviamente va gestito, perché un po' di casotti, qualche malanno, altrimenti si fa, questo è chiaro. Però ecco, io la giocherei così.